ottobre, sede nazionale operativa dell'UNMI, l'Unione Nazionale Mutilati ed Invalidi del Lavoro, incontro organizzativo e di informazione per l'intera categoria. Come noto, l'Unione Nazionale Mutilati ed Invalidi del Lavoro si occupa non solo degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, ma delle diverse categorie sociali. Li assiste gratuitamente in tutte le sedi aperte in regione e a livello nazionale. Da Teramo partono le iniziative diverse che vengono realizzate nei vari comuni, con il nostro ormai storico pulmino ufficio mobile, che con i nostri tecnici si recano direttamente nei luoghi più lontani e più disagiati della nostra regione e non soltanto della nostra regione, e portano risposte, consigli, pratiche istruite e quant'altro. E poi dalla sede nazionale operativa di Teramo partono le varie iniziative di confronto con le istituzioni ai vari livelli per tutte quei temi che possono riguardare il terzo settore e quindi le categorie sociali. Siamo reduci in effetti infatti da un incontro organizzato dall'assessore regionale al sociale, la dottoressa Marinella Scolocco, con il ministro Poletti, un incontro eccezionale dal titolo Il sociale riparte, il sociale cresce, e io ho dato atto e do atto alla dinamicità della dottoressa Scolocco per aver messo insieme così tanta gente e così tante iniziative nella nostra regione. Altrettanto fa l'UNMIL per quanto può con i suoi volontari, perché noi non abbiamo personale a stipendio, abbiamo tanti ma tanti volontari, e in questi ultimi in queste ultime settimane siamo stati vicini alle tante famiglie che hanno subito dei danni, che stanno soffrendo il dolore per la perdita di tante persone a seguito del terremoto. E a tal proposito suggerisco e invito e prego il governatore d'Abruzzo ad avere una particolare attenzione per i comuni delle zone interne colpite, comuni già in difficoltà prima, figuriamoci adesso. Noi stiamo per andare a visitare una famiglia di 6 persone, 3 dei quali disabili, che l'UNMIL ha accolto nella sua struttura di proprietà di Montefanum di Torricella Sicura, una famiglia che rappresenta l'unica famiglia vivente di una intera frazione. Lo facciamo con il cuore, lo facciamo con tutta la nostra determinazione, ma vogliamo continuare, vogliamo proseguire, vogliamo portare le istituzioni a confrontarsi su questi temi e su temi che riguardano più specificamente le malattie professionali in agricoltura. Il prossimo 10 di novembre, presso l'Aula Magna della Università Cattolica, sita all'interno della struttura INAIL regionale d'Abruzzo, l'UNMIL, in collaborazione con la Federazione Nazionale Agricoltura, presenterà un convegno scientifico con la partecipazione dell'INAIL regionale, della Sovrintendenza Medica regionale, della ASL dell'Aquila, della Federazione Nazionale Agricoltura, dei nostri tecnici, e con la partecipazione importante del Presidente del Consiglio regionale d'Abruzzo, unitamente al Centro per i Servizi del Volontariato dell'Aquila. Ecco, tutte queste realtà a confronto sul fenomeno delle malattie professionali in agricoltura nella regione Abruzzo, un fenomeno in crescita in questi ultimi anni, un fenomeno che desta preoccupazione per noi addetti ai lavori, e quindi vorremmo tentare, partendo proprio dall'Abruzzo, di stabilire un protocollo insieme fra associazione e INAIL, ASL e federazioni varie,
da esportare poi in tutte le regioni d'Italia. Quindi vorremmo partire da qui, anche perché non sarebbe la prima volta che l'Abruzzo si distingue e si mette in gioco per la realizzazione di documenti ufficiali che poi sono serviti a livello nazionale. Quindi anche questa volta il 10 di novembre all'Aquila, in Palazzo dell'INAIL, in via Vittorio, ci ritroveremo con tanti infortunati sul lavoro per studiare appunto questo fenomeno, e poi annunceremo lì la nascita di un centro servizi polivalente regionale del quale l'UNMIL è primo firmatario, primo attore per la sua realizzazione. Lo abbiamo intitolato Rinasciamo Insieme e vogliamo che, insomma, destinare la nostra esperienza, la nostra storia, la nostra attività all'intera provincia dell'Aquila. Quindi tutti gli interessati, la categoria degli infortunati sul lavoro, degli orfani, delle vedove, tutti i portatori di malattia professionale sono interessati a seguirci, perché noi lo facciamo ormai da 40 anni e crediamo, senza nessuna presunzione, crediamo di aver immagazzinato, di aver acquisito quella esperienza necessaria da poter offrire il nostro consiglio, la nostra presenza, la nostra partecipazione, la nostra assistenza gratuita, assolutamente gratuita, a tutte le persone che si vorranno rivolgere al centro regionale polivalente che nascerà all'Aquila il prossimo 10 di novembre.